Glielo faccio vedere un pochino, insomma, sempre. Provo sull'altro dito, mi sta un po' sempre in questo modo. Noi li chiamiamo petali di brillanti bianchi. Disclaimer: nessuno degli anelli che vi mostro in questo video è assolutamente vero, avrebbero dei costi decisamente alti e poi non lo riterrei neanche sicuro per la mia persona nel caso anche li possedessi. Sono palesemente zirconi e pietre finte. Non penso fosse necessario, si vede anche qui comunque che sono regolabili. Non penso fosse necessario specificarlo, ma per essere assolutamente sicura, per evitare incomprensioni o anche insomma per evitare tutto, ve lo dico. Ok, buona visione e mettetevi piace se questo contenuto vi piacerà e ne vorreste altri simili. Grazie. Salve. Buonasera. Prego. Sì, sono libera. Un anello di fidanzamento. Congratulazioni intanto. E vedo l'emozione. È normalissimo anche. Insomma, sì, questa scelta se la ricorderà per tutta la vita. È comunque una scelta di un anello, di un simbolo che rappresenta un passo importante per voi. Benissimo, sì, lo indosserà per tutta la vita, quindi insomma è molto bello. Ok, allora mi permetto di farle alcune domande per capire intanto il budget ma anche i gusti. Ok, le ha detto qualcosa in particolare? Si è fatta sfuggire qualcosa? E come è fatta fisicamente? Mi può descrivere la persona? Bene. E stile nel vestire, elegante, casual, se è una persona molto sportiva, se ha le unghie curate, che tipo di mano ha? Ok, mani molto curate, d'accordo. Ok, quindi preferirebbe comunque un anello di dimensione un po' più grande. Posso chiederle anche che tipo di proposta aveva in mente? Sì, perché mi aiuta a capire proprio anche il tipo di persona, mi aiuta tanto. Wow, quindi un regalo nel regalo. Sì, no, non ci sono mai stata. Bellissimo, è super particolare, stupendo. Veramente complimenti per aver pensato a una cosa del genere. Non ho mai sentito nessuna, ne ho sentite tante. Di storie non ho mai sentito una così particolare, veramente congratulazioni. Sì. E mi dica, cioè, mi spieghi anche perché ha scelto questa cosa, vi rispecchia come coppia, rispecchia lei, ha mai espresso un desiderio del genere? Capisco. Mi vuol dire altre passioni, altrimenti bene. Allora adesso le devo chiedere anche il budget. Ok, benissimo, perfetto, l'abbiamo ampia scelta. Esatto. Sa per caso se le piacerebbe più un solo diamanti, un solitario, una forma particolare, una pietra colorata? Vabbè, va lo stesso. Vediamo insieme. Non c'è problema.
non abbiamo fretta, c'è tutto il tempo di questo mondo, anche se magari oggi non è convinto di qualcosa, può ritornare. Esatto, non è un problema assolutamente, anzi bisogna magari rifletterci e farlo vedere a qualcuno, magari di fidato, assolutamente è una cosa molto importante, ci vuole tempo, quindi oggi passo per passo mi dica proprio anche tutti i dubbi che ha, eccetera. No, per le dimensioni dell'anello, per la misura, intende? Non c'è bisogno, nel senso che noi vediamo una misura standard, abbastanza grande in realtà, in questo modo poi nel caso si può restringere. Sì, ci può mettere anche un'incisione. Esatto. Benissimo. Cominciamo a guardarli. Perfetto. La parte del mio lavoro preferita è fare scegliere gli anelli di fidanzamento. Beh, un gioiello può rappresentare tante parti della vita, ma l'anello di fidanzamento mi piace tanto vedere anche l'emozione. Allora, cominciamo, guardiamo un attimo. Penso un secondo. Ok. Poi magari deciderò in base anche a come la vedo. Allora, guardiamo subito. Subito. Questo è un anello veramente molto, molto semplice. È un po' l'emblema dell'anello di fidanzamento che conosciamo oggi. È appunto un solitario ed è un taglio che si chiama diamante, taglio brillante ed è un taglio di eccellente qualità. Stiamo parlando di un diamante incastonato a binario in elegante platino in questo caso, ma può essere anche in oro rosa o oro giallo. Questo diamante si eleva sopra una fedina con montatura a 6 griffe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ed è disponibile anche nel caso, se può piacere, con un pavé di diamanti sulla fedina. I diamanti sono tutti quei piccoli diamantini incastonati nella fedina che incorniciano e aiutano la luminosità del solitario. Di solito però per questo tipo di anello in particolare è scelto di più il solitario classico perché questo diamante è montato appunto in modo che sia particolarmente alzato e risalti, l'unico diamante unico permette appunto il risalto visivo. Quindi questo è proprio il classico dei classici. Anche io ho ricevuto un anello di fidanzamento così, quindi a me piace moltissimo. Tolgo questo, faccio vedere sull'altra mano. Risulta così. Questo è
0,8 carati. Sì, possiamo assolutamente avere una pietra più grande. La grandezza di solito va scelta anche non in base al budget, ma in base a quanto il dito è grande. Se lei mi dice che l'anello sta bene anche più grande, perché il dito lo può permettere, allora alziamo la grandezza. D'accordo. Gliela faccio vedere meglio anche proprio indosso nei lavi di tutti i giorni come risulta. Va bene così, va bene così. Il primo anello di solito non è mai quello scelto. Ecco, comunque questo fa una bellissima figura, però va bene così. Allora, passiamo al prossimo. Il prossimo che le faccio vedere è, i prossimi due che le faccio vedere sono sempre soli diamanti, ma un pochino più elaborati. Bene. Altra opzione. Questo è meraviglioso. Questo è meraviglioso, decisamente attira l'attenzione, è uno degli anelli di fidanzamento tipico dei VIP, se così si può dire. Sicuramente fa una figura incredibile, meravigliosa su un dito. Andiamo a vedere le caratteristiche. Allora, ha un diamante centrale, appunto, come richiesto, più grande. Questo è un Questo taglio centrale della pietra si chiama taglio cuscino, infatti è tenuto da quattro griffe in modo da dare questa appunto forma più quadrata, anche se il diamante è comunque tagliato in modo tondo. Attorno ha una corona di diamante. E anche sulla fedina un pavé di diamanti. È disponibile anche con una doppia corona intorno, senza pavé di diamanti. È disponibile, insomma, si può anche personalizzare assolutamente. La luce in quest'anello si raccoglie e riflette in tutto il gioiello e l'attenzione si focalizza tutta qui. La luminosità di questo anello è praticamente impareggiabile e consigliatissimo anche per un effetto sorpresa. Lo faccio vedere. La mano deve essere adatta a portare un diamante del genere, anche lo stile di vita. Sì, mi sta un po' largo, guardiamo. Così risulta sulla mano. Glielo faccio vedere come prima, glielo farò sempre vedere anche in movimento su di me in modo da capire l'effetto finale. Allora, il prossimo
molto elegante e classico. Quindi guardiamo prima quello e poi per il resto, magari forme un po' più particolari, ne parliamo prima anche di mostrarle. Ok. Fantastico. Allora vado a prendere subito il prossimo che è speciale. Meraviglioso. Terza opzione. Meravigliosa, incredibilmente elegante. Questo diamante, come vede, ha una forma, ha un taglio diverso, un taglio rettangolare che viene chiamato taglio smeraldo. Questo taglio è stato pensato per aumentare la luminosità grazie alle file concentriche di faccette parallele ed è montato su quattro sottili griffe. Ovviamente può essere anche un po' più piccolo e sottile, un po' più grande, ma il taglio è questo. Attorno a un po' di diamanti con 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 diamanti che pian piano si restringono per poi dar spazio al protagonista. Questo si definisce un micro pavé. Questo anello ha un'aria romantica con un tocco di modernità. Sicuramente non è molto visto in giro e dice molto anche del carattere di una persona a cui piace un pochino osare, ma restare anche classica. Lo so, è splendido. Eccolo qua. Sì, ad esempio, come vede per la mia mano, sia l'anello precedente sia questo sono un po' troppo grossi. Non risultano belli sulla mia mano, ma sicuramente risultano incredibilmente meravigliosi, luminosi ed eleganti su altre fermo. Come prima glielo mostro anche in un'altra visuale. Lo so, è incantevole. Io le avevo detto che questo era unico, classico rivisitato. Questo c'è da dire che va molto a gusto, quindi c'è un po' il rischio, però se piace, piace da impazzire. Quello un po' deve conoscere anche i gusti. Sempre di diamanti posso avere delle forme ovali. No, quelle proprio. No, ok. C'è proprio solo ovali di diamante, a goccia? Assolutamente no. Ma se gli facessi vedere qualcosa di ovale, ma non solo diamante, qualcosa con una pietra colorata, cosa ne dice? Andiamo a vedere. Non so, ho il sentore che possa essere la via giusta. Andiamo a vedere. Quest'anello che le sto mostrando è un modello classico di una bellezza intramontabile. Sarà sempre meraviglioso. Sarà sempre elegante, sarà sempre apprezzata a qualunque età, su qualunque mano. Può essere anche più piccolo, quindi può essere tutto proporzionato più piccolo. La pietra, il colore della pietra può variare, in questo caso abbiamo un meraviglioso smeraldo e dei diamanti intorno, una corona di diamanti intorno. Noi li chiamiamo petali di brillanti bianchi e appunto le proporzioni possono variare. La pietra può essere più grande, i diamanti più piccoli, la pietra può essere più piccola, i petali più grandi.
andiamo a contare i diamanti di questo anello. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici e sedici. Sedici stupendi, brillanti intorno. Il colore non convince. Invece le proporzioni, la grandezza della pietra, la grandezza dei petali. Benissimo, guardiamo un altro classico. Glielo faccio vedere prima su del dito. Effettivamente lo smeraldo può essere una pietra, dipende molto dai gusti, può essere una pietra che viene associata a un'età più avanzata rispetto a quello che mi ha detto di chi riceverà l'anello, quindi ci può stare questo dubbio, ecco, ma è tutta una questione di gusti, ecco. Sì, ma lo sapevo. Glielo faccio vedere anche in confronto, insomma, alla mia figura, visto che un pochino corrisponde. Esatto, risulta un po' così, glielo faccio vedere anche, insomma. Sì. Bene. Passiamo all'altro colore, sì. Guardiamolo con un meraviglioso zaffiro. Eccolo in tutta la sua bellezza. Sì, assolutamente, sempre platino la montatura. Qui non consiglio neanche la scelta dell'oro bianco, dell'oro, mi scusi, oro bianco no, oro giallo, oro rosa, perché taglia un anello, un formato totalmente classico che stona anche avere un colore diverso, dopo tre colori, pietra, diamanti e montatura. Si può scegliere invece la montatura un po' più sottile, un po' più spessa, questo sicuramente. Appunto, qui al posto dello smeraldo è identico. Al posto dello smeraldo c'è uno zaffiro. Il blu è sempre un colore che affascina tanto. Un blu profondo, elegantissimo. Questo è il tipico anello, appunto, Kate. Era l'anello di fidanzamento di Diana che è passato poi alla principessa Kate ed è iconico, semplicemente iconico. A parte tutto, è un pezzo proprio. Penso che ogni persona a cui piacciono gli anelli desidera e a cui prima o poi aspira. È anche una dichiarazione di eleganza, classicità, raffinatezza. Vedere meglio. So. Anche questo le faccio vedere un po' come dire, come risulta nella vita di tutti i giorni. Ecco, magari così, in questo modo, mentre butto i capelli. Sì, dovrei indossarlo qui, ma mi sta un pochino largo, quindi comunque, ci proviamo a rispondere al telefono. Mi sa dire qual è il colore preferito. Perché non me l'ha detto prima. Certo che esistono le pietre di quel colore, esistono di tantissimi colori, l'acqua marina, giallo, azzurro, viola, lilla, esistono tutti. Aspetti, ho quello
Sicuramente per lei. Benissimo. Sono emozionatissima, sono sicura, sono sicura. Eccolo qui. Anche secondo me. Le porzioni, ripeto, sempre le stesse. Stesso numero di brillanti attorno. La pietra è una tanzanite, molto preziosa, sta anche assumendo valore in questo periodo, ma non penso si debba preoccupare del fatto che potrebbe stancare un colore del genere, perché a parte che le pietre preziose non penso possano mai stancare, e poi i colori dicono tanto di una persona. Se questo è il suo colore preferito, vuol dire che un motivo c'è. È una pietra non troppo scura, ma neanche troppo chiara come l'acqua marina, che comunque è incredibilmente meravigliosa. È ipnotico, è intrigante, è il classico leggermente rivisitato, quindi un classico che si rende un po' moderno. Un po' personale, un po' misterioso. È un classico che però dice tanto anche della persona. Lo so, è stupendo, è meraviglioso. E prima lo faccio vedere anche indosso come mi risulta. Sì, anche se hanno tutte la stessa montatura, stessa grandezza, sono tutti e tre, comunicano cose molto sì, comunicano in modo molto diverso, e ciò che si percepisce dall'indossare questi tre anelli è completamente diverso. Sono una scelta incredibile. Sì. Che cosa le avevo detto? Questo è un nuovo arrivato, perché la tanzanite è una pietra comunque sta andando un pochino di moda nell'ultimo periodo, ma comunque un anello che non passerà, non perderà la sua bellezza nel tempo. Ad esempio, io non consiglio l'oro rosa, come vi ho detto, anche l'oro giallo è particolare, e quello sulla montatura, però può essere un qualcosa di speciale anche sapere il colore preferito, può essere una cosa veramente molto personale anche, può essere proprio l'anello che rappresenta quella persona. Glielo faccio vedere un pochino, insomma, sempre. Provo sull'altro dito, mi sto un po' largo. Sempre in questo modo. Si vede tantissimo sono contenta. Sono contenta perché la vedo convinto. No, no. Allora, non c'è problema. Sì, il prezzo era quello. Tutti i prezzi sono scritti sulle targhette, ok. Esatto, e anche proprio meno di quello che voleva spendere, quindi per lei è fantastica come cosa. E
Veramente, sono molto contenta, tra l'altro, cosa particolare, mi è arrivato proprio l'altro giorno ed è il primo che vendo di questa tipologia, ovviamente. Gli altri nelle Kate ne ho venduti tantissimi, però può essere una cosa veramente originale. Bene, certo ci può fare la foto tranquillamente, non se la faccio. La prossima settimana, fra un paio di settimane, per decidere. Assolutamente non c'è problema. Grazie a lei, arrivederci.